Buon pomeriggio amici di ginnasticando.it e bentornati a questa nuova diretta sul nostro canale di questo lungo filone che abbiamo iniziato con il presidente della Federazione Ginnastica qualche giorno fa, proprio per raggiungere in questo momento difficile di distanza, appunto anche sociale, un po' tutti i protagonisti del mondo della ginnastica. Bene, con noi oggi avete già visto l'immagine ovviamente di lancio di questa diretta, c'è un ospite speciale, inutile che perdo parole per descrivervela perché il suo nome la precede assolutamente, ve la presento ed è con noi Marta Pagnini, benvenuta, ciao Marta. Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie mille per questa opportunità. Ma no, grazie, guarda, grazie assolutamente a te per averci raggiunto perché insomma è veramente un onore. Posso dire, io ti ho conosciuta qualche volta, però è stato, non ti ho creduto di averti mai intervistato, quindi per me è un piacere e ti No, no, ringrazio. mi sa di no. Esatto, mi sa di no, questa è la prima volta, ma intanto volevo chiederti, diciamo una domanda che ho fatto di rito un po' a tutti coloro che ti hanno preceduto, ovvero come stai e come hai passato questi 2 mesi di distanziamento, di quarantena? Beh, sto bene, per fortuna, sono sana e sana e salva, che questa è la cosa più importante. Sono stati mesi importanti sotto tutti i punti di vista, perché questi mesi hanno stravolto un po' le nostre vite, quindi un po' anche la mia. Ero all'inizio dell'emergenza, ero all'estero e quindi inizialmente ho fatto molta fatica a rientrare in Italia e quindi è stato un po', diciamo. Ecco, non è stato semplicissimo, poi invece sono riuscita a rientrare e diciamo, a passare la quarantena inizialmente in Toscana perché appunto dovevo passare un periodo di isolamento e poi dopo sono tornata in Lombardia una volta iniziata la fase 2. Quindi diciamo che ho passato questo periodo Abbastanza reinventandomi, facendo. complicato, un po' di peripezie, Sì, purtroppo. esattamente, esattamente, non è stato affatto facile, però diciamo che in qualche modo me la sono cavata e mi sono un po' reinventata, ho fatto tante cose diverse rispetto a quelle che faccio di solito e devo dire che non è stato un brutto periodo, tutto sommato. E io esattamente da questo volevo proprio partire perché volevo parlare di super attualità che ti riguarda perché abbiamo visto e abbiamo anche parlato con un articolo della nostra Rebecca Alessi dell'apertura del tuo nuovo canale YouTube. Quindi sei sbarcata, come si dice ormai, sei sbarcata sul tubo in italiano. Come mai? Come è nata questa iniziativa? Ma in realtà l'idea non è mia, ma è del mio ragazzo, che abbiamo deciso. Esatto, quindi sono stata, diciamo, motivata nel farlo. Non lo sentivo molto mio come cosa inizialmente perché non conoscevo molto l'ambiente di YouTube, quindi ero abbastanza nuova in questo e boh, ci ho messo un po' a capire un po' come funzionava e quant'altro. Poi però ci ho preso gusto e ho pensato che potesse essere una cosa importante, una cosa buona, positiva per chi è a casa, per il popolo della ritmica, dal momento in cui ho un volto, diciamo, tra quelli di Noto, riferimento dello certo, sport, della ginnastica, ho pensato che il mio aiuto alle piccole ginnaste che sono a casa e anche alle allenatrici potesse essere prezioso. E così ho iniziato questa avventura. così credo sia stato perché ho notato che comunque hai riscontrato un grandissimo successo sin da subito. Quindi complimenti per questa iniziativa, soprattutto anche ovviamente al tuo ragazzo, diciamo, mente ideale di questa iniziativa, perché comunque è risultata essere molto apprezzata e quindi il tuo, diciamo, scopo anche morale è raggiunto. Sì, Quindi. assolutamente. È un progetto che ho iniziato a fare come si deve, quindi ho iniziato subito a produrre dei contenuti che potessero essere dei contenuti di qualità, non tanto per fare, per passare il tempo, e quindi ci ho messo veramente impegno e sono contenta che sia arrivato questo anche. Senti, in questo lungo periodo di appunto 2 mesi nei quali un po' tutta l'Italia appunto è stata costretta a stare a casa, sei per caso riuscita o comunque magari anche per vicinanza a chiamare, a sentire le tue ex compagne, prima su tutti magari Alessia Maurelli, magari a portargli una parola di conforto, a confrontarvi? Sì, ho sentito spesso Alessia e non solo lei, anche lo staff tecnico, dove c'è ovviamente anche Chiara Ianni, che è una delle mie ex compagne di squadra, e anche Emanuela, Olga, quindi insomma le ho sentite un po' tutte e chiaramente ho cercato di capire un po' com'è la situazione, come la stavano vivendo, più che la quarantena, anche il discorso del ritardo, del posticipo delle Olimpiadi, che è stato importante per loro. E ho cercato appunto di stare vicino, di monitorare quello che stavano facendo, però chiaramente
l'ho viste serene, per fortuna, le ho sentite bene e questo mi rendeva tranquilla a mia volta. Adesso da poco sono rientrate, qualcuno sono potute rientrare a casa, ma fino a poco fa, insomma, sono state come sempre giù in accademia tutte insieme, insomma, su Adesio, tutte insieme. Esatto, sono rimaste quasi, diciamo, bloccate in un certo senso, ma almeno erano tutte insieme comunque, nello stesso posto, si sono fatte sicuramente forza a vicenda, questo è molto importante, sono contenta. Forse anche, voglio dire, è vero che il loro legame, tu sicuramente sarai testimone di questo, il legame che si crea comunque quasi appunto diventa una seconda famiglia di fatto, ma possiamo dire che addirittura questo periodo possa magari aver rafforzato sotto magari altri punti di vista come dire, la coesione del gruppo. Può essere, sì, sicuramente. Diciamo che le ragazze della squadra, e parlo ovviamente anche per me quando ero lì, sono molto unite dal fatto di avere un obiettivo comune molto forte, molto importante. Quindi l'unione si crea per forza di cose ed è un'unione molto, molto vera e molto stretta. Questo è molto bello. Di conseguenza, quando c'è un momento come questo, come può essere anche un momento, non so, una delusione sportiva, una gara andata male, si crea quella forza di gruppo, si ritrova il gruppo e si superano le cose insieme in maniera molto più semplice. Quindi sì, sicuramente questo periodo le ha unite, ma non, questa è una cosa che capita veramente di frequente nel gruppo. Sì, certo, il sostegno a vicenda, come dici tu, certo, chiaramente. Prima mi hai preceduto in un'altra domanda che ti volevo porre, che è proprio questo posticipo delle Olimpiadi al 2021. Come hai appreso tu, anche, diciamo, tra virgolette, da esterna, ma in realtà no, del mondo ormai della pedana, più che altro questa notizia? Scusami, ti ho perso per un secondo, ripeti la domanda? Sì, no, perdonami, volevo dire che prima mi avevi anticipato anche per quanto riguarda le Olimpiadi, ti avrei voluto chiedere, e te lo Sì. chiedo ora, del posticipo delle Olimpiadi del 2021, come l'hai vissuta questa notizia, come l'hai presa, insomma. Ma questo dipende molto dalla situazione personale. Io mi sono messa nei miei panni all'anno di Rio, Esatto. se mi avessero detto che Questo. avevo ancora un anno davanti, non l'avrei presa benissimo. Non perché avessi un rifiuto nei confronti della ginnastica o cose del genere, semplicemente perché il tempo è molto scandito di solito. Poi soprattutto chi è grande, magari pensa già a un futuro o ha già dei piani per quando smetterà. Non è semplicissimo poi da lì dire ok, adesso mi metto qua e continuo a fare ancora ginnastica per un altro anno. Un anno sembra poco, ma tantissimo per una. Quindi ecco, non è facile, non come l'avrei presa, sinceramente, però devo dire che Beh, sicuramente impegnativo perché, come abbiamo detto, abbiamo visto anche nelle altre discipline, posticipando di un anno si posticipa tutta la programmazione anche fisica, tecnica, no? È tutto un lavoro di programmazione che dura apposta 4 anni, viene programmato apposta su quella base, slittando c'è evidentemente un problema. sì, esatto. Più che altro io più che a livello fisico lo direi a livello psicologico, emotivo. Perché a Psicologico. livello fisico, esatto, perché a livello fisico la programmazione si può modificare, si può prolungare, accorciare, questo siamo abituati a farlo, soprattutto magari quando entra una gara che non era prevista, un'esibizione in più e meno, quello Certo. siamo abituati a farlo. Posticipare di un anno proprio l'Olimpiade è veramente difficile, secondo me, a livello psicologico, quindi non deve essere semplice, e soprattutto non tanto adesso che siamo ancora in lockdown, eccetera, ma quando ricomincerà tutto a girare, rendersi conto che c'è ancora un anno davanti non è facile. No, non è assolutamente facile. Adesso abbiamo parlato del futuro. Volevo parlare un attimo del passato. Volevo parlare di Marta in quelle Olimpiadi che penso, immagino, ti abbia comunque segnato la vita. Parlo di Londra del 2012. Allora è difficile, magari a distanza di 8 anni, ricordare quei momenti. Credo che non passino mai, non so cosa si prova. Volevo che tu nuovamente raccontassi, magari qualche aneddoto, qualche cosa, quell'emozione, quell'esperienza, visto che ci avviciniamo tra un anno ormai a un'altra Olimpiade. Ma sì, io ricordo benissimo le Olimpiadi di Londra, la ricordo soprattutto perché inizialmente avevo molta, molta paura quando sono arrivata là, in loco, diciamo. Prima di partire ero molto elettrizzata, emozionata e diciamo, l'adrenalina era quella di ogni altra gara. Una volta arrivata lì, una volta visti i cerchi olimpici dappertutto, vista la situazione, Sì.
Percepito, esatto. E Sì. questo soprattutto è salita, questa tensione è salita nei momenti prima di entrare in pedana tantissimo. E, la paura di non farcela o di sbagliare o comunque qualcosa andasse storto. Per fortuna poi una volta invece calpestato il suolo, esatto, la pedana, lì è sparito tutto e è stato veramente bello e me la sono goduta appieno, quello sì. Però prima mi ricordo che addirittura ho detto a Marta, mi sono detta a me stessa, Marta, è la prima e l'ultima volta, ricordatelo, non farlo mai più perché uno stress del genere Fortuna non non è lo stata. puoi. E invece poi esatto, sono ricascata. Infatti a Rio ho detto, l'avevi detto di non farlo più Allora e scusa, invece facciamo ricasca. questo paragone. A Rio invece che è successo? È rimasta la stessa tensione, la stessa emozione? Emozione sicuramente, ma tensione prima di salire in pedana? Oppure la Marta di Rio aveva imparato la lezione di Londra? No, assolutamente, l'emozione è più o meno sempre la stessa. Diciamo che a Rio poi ero ancora più consapevole perché ero più grande, avevo altre responsabilità, avevo un altro ruolo all'interno della squadra, quindi comunque Capitano. la tensione, esatto, la tensione era forse ancora più alta per un certo verso. Poi vabbè, a Rio stavo attraversando un momento personale un po' particolare perché era appena venuta a mancare mia nonna, quindi l'ho vissuta un po' in maniera un po', ero un po' È estraniata stato da quello che era un mix il di genere. emozioni, non è stato solo lo sport, solo la ginnastica ritmica, abbiamo capito, è stato un mix di sentimenti, di emozioni, quelli che ti ha accompagnato a Rio, insomma. Esattamente, sì, quindi l'ho vissuta in maniera un po' particolare, mi sono sentita un po' fuori da quella che era l'emozione solita che provavo alle gare, no? Mi sentivo un po' in una bolla, presa un po' dal mio dolore, dall'altro lato volevo comunque fare bene, mi sentivo forse anche più forte sotto certi aspetti, quindi è stato un mix di emozioni molto particolari, però è una bella Olimpiade anche quella e la ricordo con positività. Ecco, volevi fare bene, allora fai tutto bene è il titolo del tuo libro, che appunto è stato pubblicato insieme a Ilaria Dugnotti da la Badini più Castoldi, la casa editrice. Ecco, quel fai tutto bene è quella frase meravigliosa che appunto tua nonna ti diceva, se non vado errato, se non ricordo male, appunto è quella che poi ti ha spinto sia nella carriera da ginnasta che poi appunto a scrivere, a raccontare queste emozioni, questi sentimenti all'interno di un libro. Sì, esatto, questo fai tutto bene è un po' un mantra per me, lo è sempre stato da quando ero piccolina e me l'ha sempre detto la mia nonna, ma non solo lei, anche la mia mamma, ed è un po' un portafortuna, anche un talismano questa frase, no? Infatti il fatto che lei non me l'abbia potuto, la mia nonna non me l'abbia potuto dire l'unica volta in tutta la mia carriera, alla mia ultima gara, è stato anche quello molto triste per me. Però per me è una frase importante che porto sempre nel cuore, che ho anche tatuato, quindi sì, è per me una frase molto importante e quello che mi guida, più che una raccomandazione, è un portafortuna Esatto, un per me. portafortuna su cui appunto questo libro nasce, viene costruito, ed è la tua storia fondamentalmente, che però vuole essere comunque, come dire, l'insegnamento, no? Per raccontare quello che c'è poi dietro una grande carriera come la tua. Sì, esattamente. Io più che altro volevo portare un aiuto, come sempre, no? Cioè, se la mia esperienza può essere d'aiuto per qualche bambina o comunque può dimostrare anche a chi ci guarda, a chi guarda le ragazze della nazionale o i suoi idoli sportivi, che non sempre è tutto rose e fiori, non perché sei Certo. talentuosa e vincente, allora vuol dire che tutto è stato semplice, no? Anche i grandi campioni passano attraverso tante fasi, anche negative, anche frustranti, e quindi c'è speranza sempre per tutti, basta impegnarsi in quello che si fa. È un po' questo il messaggio che volevo mandare. E credo poi sia quello che appunto è arrivato. E io a questo punto ti volevo chiedere se c'è qualche momento di grande difficoltà, che mi dispiace, la domanda magari può rimangare qualche cosa del passato, ma se c'è stato qualche momento di difficoltà durante la tua carriera che ti ha portato magari più volte a dire: va bene, Marta, adesso basta veramente, non voglio più continuare questa cosa. Ma Intesa moltissime volte, sulla tua carriera sportiva. sì, no, moltissime volte mi è successo, cioè da quando ero piccolina, quando sei più piccola ti succede magari perché non puoi andare alle feste di compleanno e quindi hai voglia di essere una bambina come tutte le altre, quindi vuoi mollare tutto, anche perché poi quando sei piccola ancora i risultati non arrivano, fanno fatica ad arrivare, quindi ti sembra quasi tutto inutile, no, quello che fai. Esatto, Poi magari non quando ti manca cresci. la carica.
Esatto, quando cresci entra in gioco l'adolescenza, entra in gioco la voglia di divertirsi, di avere una vita sociale più piena, e quindi insomma è sempre difficile. E alla fine, ovviamente anche gli ultimi anni ho avuto delle grosse crisi, quello sì, assolutamente, anzi una, la più grande forse della mia carriera, l'anno prima delle Olimpiadi di Rio, quando stavo veramente per lasciare tutto perché non mi sentivo bene, non mi sentivo forte, non mi sentivo capace. Poi ho ritrovato la strada, per fortuna, grazie a tante componenti, insomma, Tante componenti, esatto, tanti che sono. aiutanti, incastri perfetti che mi hanno aiutata poi a riprendere il binario, però ecco, è stato un momento super duro. Poi nel 2016, a settembre, arriva quella che è la decisione finale, quella di dire addio da ovviamente atleta in questo caso, perché sappiamo che per fortuna l'addio alle pedane in realtà non l'hai mai dato, perché comunque continua il tuo, penso continua tutta la vita. Ecco, quel settembre invece dopo le Olimpiadi, cosa è cambiato rispetto a prima? Ma in realtà la decisione era già Era presa, perché un'altra. io sapendo, insomma, quando hai 25 anni è quasi scontato che tu sia in procinto di smettere, quindi sapevo già che avrei smesso, anzi lo sapevo già nel 2012, perché dal momento in cui ho deciso di continuare dopo le Olimpiadi di Londra era quasi scontato che, salvo cose gravi, sarei arrivata poi alle Olimpiadi di Rio e quello sarebbe stato il limite massimo. Quindi sapevo già che avrei smesso e l'ho presa molto bene, anche perché io avevo già quando facevo ginnastica tantissimi altri interessi e da un lato avevo molta fame di conoscere cosa c'era oltre la ginnastica, di mettermi alla prova anche in altre cose che non fossero la ritmica, quindi ero molto anche positiva e vogliosa di incominciare qualcosa Anche di nuovo, di propositiva diverso. nei tuoi stessi confronti. Assolutamente sì, in primis mi premeva finire l'università, laurearmi, cercare di specializzarmi in qualcosa, di conoscere nuove cose, di fare tanti lavori diversi che mi portassero a imparare tante cose nuove. Queste erano le mie volontà in quel momento e io ci sono Possiamo dire che stato. comunque alcune di queste cose sei riuscita a portarle avanti e a terminarle con successo. Se vogliamo appunto ricordarne qualcuna, se ti fa piacere condividerle con Sì, noi. sì, sì. Assolutamente, io ho appena smesso, la prima cosa mi sono dedicata abbastanza all'università perché volevo appunto terminarla e quindi mi sono laureata poi in relazioni internazionali dopo circa un anno e mezzo dal mio ritiro e dopodiché ho fatto anche un master in sport management, dopo ho lavorato in tanti ambienti diversi, ho preso i brevetti di giudice e di allenatore sempre per la ginnastica ritmica, quindi sono rimasta comunque vicino alle pedane da quel lato lì e ho fatto tanti lavori diversi, tante esperienze e sono contentissima di questo, infatti per me è un grosso. Credo che oggi, adesso parlo personalmente, chiaramente non so se tu condividi la mia visione, ma credo che oggi saper comunque fare, appunto, come dici tu, più cose, comunque sia in generale, comunque un grande bagaglio importante, anche per un lavoro che poi sarà magari uno e uno solo, quello del futuro, ma avere più conoscenze ovviamente ci porta a essere più aperti, no? Verso una visione più ampia. Esatto, poi io sono molto liquida, diciamo, nel senso che mi piace cambiare, mi piace pensare di non fermarmi in un punto, ma di continuare a evolvermi, di imparare cose nuove sempre. E se oggi faccio un lavoro e ho una vita, magari domani potrei avere tutto il contrario. Esatto, questa è una cosa che mi piace molto e che mi mette per assurdo più tranquillità di avere una cosa che sia sempre quella, no? Sono curiosa di imparare, sono molto curiosa, sì. E il mondo invece, il mondo, perché comunque a te piace, abbiamo visto comunque per la carriera sportiva, hai sempre viaggiato comunque perché ti ha portato in giro per il mondo. Però quando hai finito anche, comunque abbiamo visto che sono stati Di più. diversi i viaggi. Fare di più esattamente se vogliamo di più, quindi grande viaggiatrice, grande conoscitrice sicuramente, no? Sempre per un allargamento di visione delle culture del mondo. Ecco, io lo dicevo l'altra volta con Gigi Rocchini, mi interessa più di tutti raccontare la storia delle persone che ho davanti, quindi anche questa è una cosa che mi interessa sapere, che magari nel mondo, Marta, dove si vedrebbe se non in Italia? Ah, All'estero. è dura perché io mi innamoro facilmente dei posti dove vado, quindi mi innamoro di tanti posti, poi ho alcuni posti del cuore, però vivrei comunque, mi piace molto vivere qui in Italia, devo dire,
io abito vicino a Milano e mi piace tantissimo, farei fatica ad andarmene da qui, nonostante mi piaccia molto, molto viaggiare. Uno dei miei posti del cuore è da quasi 3 anni a questa parte, l'Argentina, e sono innamorata di quel posto e mi sento molto a casa, è uno di quei posti dove mi sento veramente tanto a casa quando vado, però ci sono ancora tanti posti dove non sono stata, per esempio, quindi certo. Prima di decidere mi voglio vedere tutti. Esatto. Beh, giustamente, questo te lo auguriamo ovviamente perché insomma, è importante speriamo di poter tornare a viaggiare. Io personalmente, come te, sono un gran viaggiatore, un grande amatore del mondo, delle culture, quindi speriamo di poter ritornare a viaggiare, ce lo auguriamo il più presto possibile. Nel 2012 e nel 2013 sono stati 2 anni particolari, sia perché ovviamente ti parlo di dopo le Olimpiadi, hai ricevuto 2 importanti onorificenze. Uno è stato il collare d'oro al merito sportivo e l'altro appunto sei cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica nel 2013 dal Presidente della Repubblica entrambe. Ecco, che emozione hai provato in quel momento e che cosa ti porti? Insomma, comunque sono, no? Sono 2 titoli importanti, coronamento di una carriera, comunque anche della tua personalità, se vogliamo. Certo, certo. E ovviamente sono anche premi, onorificenze che così come la medaglia olimpica si apprezzano di più dopo un po' di tempo, quando metabolizzi tutto, esatto, più tardi. Adesso mi rendo conto che è veramente una cosa molto importante questa ed è un riconoscimento che sicuramente mi porto dietro, non solo nel curriculum ma anche nel cuore, nella mente, perché ti ricorda che comunque hai fatto qualcosa di importante e non è sempre così semplice da capire quando sei atleta. Esatto, quando sei atleta non è anche così scontato, perché magari sei alle prese, non so, no, con la preparazione, comunque con le gare, hai comunque in testa tante altre questioni, magari le apprezzi esatto dopo. E magari, non so, dimmi tu, hai apprezzato forse alla fine della tua carriera, le leggo perché sennò mi dimentico, una medaglia olimpica, 8 medaglie mondiali e 3 medaglie europee, anche queste magari, no? A fine carriera. Sì, assolutamente sì, no? Assolutamente sì. Soprattutto quella olimpica, ti rendi veramente conto dopo di quanto può valere. Lì per lì la gioia che dimostri sul podio, almeno parlo per me, è uno scarico di tensione, è la gioia di aver concluso bene il tuo lavoro, la felicità di sapere che comunque sei nel posto giusto, al momento giusto, però proprio il valore di quel pezzo di metallo lo assapori dopo, quando passano un po' di anni e soprattutto quando poi quella medaglia magari la perdi, come è stato a Rio. Sì, ecco, esatto, riesci a quel momento con la medaglia in mano, la osservi e vedi comunque quanto invece no, è stato sacrificio, è stato importante, successo e soddisfazione averla. Esatto, esatto. Dove, questa è una domanda banalissima, perdonami, però mi viene da chiederlo, dove si tiene la medaglia olimpica? Si tiene la medaglia olimpica è custodita gelosamente dalla mia mamma, che la tiene in cassaforte, a casa a Prato. Quindi quando mi serve o la voglio vedere, la devo chiedere. Meno male c'è lei, perché almeno me la tiene di conto, se no io non... Infatti, meglio che la tenga lei. Dici meglio che la tenga lei addirittura? Sì. Io sono più disordinata nel conservare... Mi scordo le password, mi scordo dove metto le cose, quindi meglio che la tenga mia mamma. Quindi mamma fa la memoria, in pratica. Sì, esatto. Storica e attuale di Marta, fantastico. Poi nella tua carriera, al termine della carriera sportiva da atleta, è iniziata una bellissima collaborazione con il CONI, di cui tu appunto porti peraltro la maglietta. Esatto. Quindi è stato importante, ecco, come è iniziata pure lì questa esperienza? Ma c'è sempre stata una grande fiducia, ovviamente, tra le parti, e io sono sempre stata un amante delle attività social, dei giochi, insomma, tutta la parte comunicativa, e quindi anche quando ero atleta c'è sempre stata una grande partecipazione da parte mia. Sapevano che quando avevamo bisogno di qualche video, foto o repost particolare, io lo facevo subito, quindi è sempre stata un'intesa sotto quel punto di vista. E quando ho smesso mi è stato proposto di fare diverse cose, tutte bellissime. Soprattutto abbiamo fatto un progetto con le scuole di testimonianza sportiva, un'educazione anche contro il cyberbullismo, quindi un bellissimo progetto nel 2018 che è andato avanti, insomma, che mi ha portato un po' a visitare tutta Italia, soprattutto scuole in difficoltà.
È stato un progetto stupendo e infatti spero che non sia l'ultimo. riproporlo, esatto, di riproporlo nel più breve tempo possibile, insomma, tempo permettendo, situazione permettendo. Poi anche i viaggi comunque a seguire le spedizioni degli atleti, se non sbaglio, giusto? Sì, diciamo che ho avuto la fortuna di vivere i grandi eventi sotto diversi punti di vista. Sono andata per la prima volta alle Gymnasiadi, che non c'ero mai stata come ambasciatrice. Poi L'esperienza di sono. Napoli, ricordiamo, dell'anno scorso. Esatto, le Universiadi come lavoratrice. Permettimi, insieme a Cristina Casentini, che salutiamo e abbracciamo, penso entrambi, le mandiamo un caro. Assolutamente, assolutamente. Quindi quello, poi quindi ho vissuto la parte organizzativa, poi ho vissuto la parte da giudice alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Quindi ho avuto la fortuna di vivere i grandi eventi da sotto tanti punti di vista, questo è stato veramente bello. E quindi spero ancora di continuare a vivere i grandi eventi. Proprio su questo punto, allora mi voglio un attimo focalizzare, cioè hai vissuto ovviamente, e l'hai appena detto appunto, da diversi punti di vista, ma mentre sei in campo gara, però ovviamente non da ginnasta, cosa provi invece, guardando magari anche le tue colleghe, le tue amiche, no? Quali emozioni senti? Cioè senti comunque delle emozioni come se fossi tu lì in campo insieme a loro? Ma sì, guarda, sono quasi più emozionata ora di prima, nel senso, quando vedo le mie compagne, chiaramente sono molto in tensione, molto in ansia, come se fossi ancora in pedana io. Esatto, immagino che l'empatia sia quella poi alla fine. Sì, esatto, anche quando, insomma, quando gareggia il mio paese, chiaramente un po' di adrenalina in più c'è, però quando sei giudice poi ti focalizzi un po' sull'insieme ed è un lavoro molto meccanico, quindi hai meno tempo e modo di immedesimarti in chi sta gareggiando. Certo è che ovviamente ho un'altra mentalità rispetto magari a chi ha gareggiato tantissimo tempo fa o chi non ha mai gareggiato proprio a questi livelli, quindi quello sì. Però quando gareggiano le mie compagne, le mie ex compagne, chiaramente un'adrenalina in più la sento sempre. Fantastico. Io vorrei portare, ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata, ma volevo sapere da te quali erano invece i progetti su cui vedremo impegnata Marta nel prossimo futuro. Adesso, ovviamente, saltando questo periodo in cui saremo bloccati, come proseguirà la tua attività, se c'erano dei progetti che avevi già in mente di sviluppare? Allora, intanto spero e mi auguro sia ancora in piedi il progetto di andare a Tokyo, quello sì, con il Comitato Olimpico, quindi quello sarebbe già una cosa bellissima. Lavorativamente ci sono tanti progetti che ancora non sono sicuri, quindi vediamo, però voglio sicuramente portare avanti il Siamo canale. scaramantici tutti, quindi quelli non li citiamo. Attenzione, sì. Però al 100% voglio portare avanti il canale e voglio continuare a fare video, a cercare di essere presente nella comunità della ginnastica, quindi quello sicuramente c'è nel futuro prossimo e quindi quella è una certezza, non lo voglio mollare post quarantena. Oh, fantastico, allora, questo ci fa piacere anche perché appunto sapendo anche il motivo per il quale appunto tu comunque stai portando avanti per raggiungere, per dare comunque quell'esempio che hai iniziato già con il libro ma che porti avanti in questo caso in maniera più social con il canale YouTube è un'ottima notizia. Guarda, per te è arrivata una domanda che ti chiedo, consigli di città da visitare a questo punto, Marta Tour Operator, che cosa consigli? Ma allora, intanto quest'anno consiglio di visitare le bellissime città che ci sono in Italia, perché almeno Questo assolutamente. diamo un po' vigore al nostro paese che ci serve tanto. Ovviamente uno dei posti preferiti, l'ho detto, è Buenos Aires, quindi l'Argentina, assolutamente quello. E un altro dei posti miei del cuore è Hong Kong, perché mio zio abita lì, ci sono stata a trovarlo e ho amato quel posto, quindi assolutamente da visitare. Poi vabbè, potrei fare qua una lista lunga 10 Sì, chilometri, no, però vabbè, potremmo. fermo qui. Potremmo allargarci tantissimo, questo è chiaro. Marta, io ti ringrazio veramente per essere stata questo pomeriggio insieme a noi, perché insomma è stata un'interessante chiacchierata, abbiamo trattato un sacco di argomenti e sicuramente ci risentiremo se ti farà piacere, magari tra un qualche tempo, per Volentieri. aggiornarci sui progetti che nasceranno, che avrai, insomma. Esatto. D'accordo? Molto volentieri, molto Grazie volentieri. mille. Non so se vuoi fare un saluto particolare o comunque un qualcosa, non c'è problema, perché insomma i nostri ascoltatori, i nostri spettatori, se magari vuoi dare un consiglio per chi sta ancora a casa.
Ma sicuramente, intanto grazie per questa opportunità. Ci mancherebbe. Spero che chi sta ancora a casa in questo momento, magari chi non si può allenare in palestra, colga l'occasione per fare qualcosa comunque di buono, di importante, sia per se stesso che per la propria disciplina, perché non è un tempo perso, non è un tempo morto, ma è un tempo conquistato. Si possono fare tante cose a casa, non è semplice, questo non lo dice nessuno. Però comunque è un tempo che non deve essere un tempo perso, è un tempo importante, torneremo ancora più forti e ancora più motivati a fare quello che facevamo. Intanto cerchiamo di sfruttare al meglio questo periodo. Ci sono un sacco di attività comunque da fare lo stesso, non importa uscire di casa, quindi è comunque un tempo guadagnato. Anche riscoprire se stessi volendo, così diciamo tante volte, no? Come tu hai detto, questo periodo, no? Uno può anche vedere dentro di sé, magari scoprire nuove cose. Assolutamente sì, capirsi, ascoltarsi sia a livello personale, psicologico che a livello sportivo. Ci si può focalizzare su qualcosa, ci si può dedicare a delle cose magari alle quali non ci si può dedicare tutti i giorni in palestra per mancanza di tempo, per mancanza di concentrazione, quindi è un tempo veramente importante. Grazie mille allora a Marta Pagnini, un saluto e una buona serata a tutti voi. Grazie a Grazie mille. voi. Ciao Marta, grazie. Ciao.